Il telefono potrebbe accadere qualsiasi cosa. Vediamo chi ci chiama oggi. Pronto? Pronto? Ecco, signora. Signora Rosa, buongiorno. Sì. Ma scusi, in due ore che chiamo. Ma è vero, ha squillato poche volte. Telefono occupato, sempre occupato. Ma chi parla lei tutti i giorni? Ma no. Col telefono, signora Rosa. Guardi, lei non me la racconta giusta. Non è vero, io non parlo mai per cose personali, ma solo per lavoro, sì, quando sì, sono qui bene, in radio e in televisione. Come sta? Me la squaro. Dicono tutti così. Se la squari, guardi chi c'è alla mia destra, guardi. Chi c'è, l'attore? È l'attore, esatto. L'attore italiano, lui è l'attore italiano, perché noi siamo della Repubblica di San Giorgio, lo sa, no? Noi siamo una Repubblica a parte. Sì, loro per non noi, sono italiani. Voi siete stranieri. Non è che siamo noi che non siamo italiani, siete voi che siete stranieri. Va bene, noi siamo stranieri. Che Repubblica è, signora? Repubblica Popolare di San Giorgio. San Giorgio. Ormai non l'abbiamo, da quando fu, diciamo, sfondata, sì, da Romolo e Remo Calì, erano i fratelli Calì, gemelli Calì, esatto, famosi gemelli Calì, Remo Calì, che divenivano direttamente dalla dea Calì. Hai capito? La famosa dea Calì. Esatto, quindi questo. E quindi vabbè. San Giorgio nasce, ma io lo conosco, lui ha fatto magari quella cosa, quella fiction. No, ha fatto la fiction Macari. Magari quella ha fatto. Ha fatto magari quella. È molto bravissimo, ma ci volevo chiedere una cosa, sì, scusi se posso entrare, diciamo, un poco nel personale, perché io l'ho seguita, sa, io sono signorina, va, insomma, ce lo volevo dire. Mi chiamo Nancy, anche se il mio vero nome è Nunzi, ma tutti mi conoscono come Nancy, va. Piacere, Nancy. Piacere mio. Scusi, la posso chiamare Mimmo? Sì. La posso chiamare? Sì, la famiglia lo chiamano Mimmo, a lei come lo chiamano? No, mi chiamano Domenico, però per lei, Nancy... La posso chiamare Mimmo? Sì, anche Micio, la posso chiamare Micio? Perché da noi, qui alla Repubblica di San Giorgio, non so se da voi a Catania, ma da noi, nella Repubblica di San Giorgio, Domenico può diventare anche Micio, lo sapeva lei? Posso chiamare Micio? Prego, sì, lei Micio può fare tutto. Scusimi se te lo domando, ma tu sei sposato? Sì. Va bene, non ne parliamo più, avanti, arrivederci, grazie. Ah, signora, ci levavo mano subito. Non mi è piaciuto mai il mio questo attore, io non l'ho mai seguito. Come, signora, mi aveva detto che era mai bravissimo. Non ho mai visto, attori stranieri. No, ma sono in... sai, ora questi matrimoni moderni sono in crisi, quindi... No, non cominciamo a dire quelle cose, tipo sono separati in casa, con mia moglie, lei dorme di qua, io dormo di là, che io non c'è mucco in queste cose. Parliamo d'altro, va, signor La Rosa, allora, come sta? Io sto bene, lo signorina. Lo sa che stasera, io sono emozionata, perché stasera c'è la prima, signora. Lo so, ne abbiamo parlato. Lei sarà davanti al televisore, no? Onne. Non ce la guarda la prima? Ma di che cosa? Del Festival di Sanremo. Ma non ha capito niente. C'è la prima del Festival di San Giorgio. In contemporanea. E scelta, non ha capito niente. Ma quindi voi cominciate lo stesso giorno di Sanremo col Festival di San Giorgio. Ma cos'è questo Sanremo? Scusi, ma come, signora, Sanremo ne parla tutto il mondo. Ah, lo fate là in Italia voi questo? Sì, in Italia. Qui della Repubblica Popolare di San Giorgio abbiamo il Festival di San Giorgio. E allora ce ne parli. Il famoso Patron, che era il famoso Vittorio Calì. Sì. Che inventò il Festival di San Giorgio, famosissimo. Vabbè. Questa sera c'è la prima serata, signor La Rosa. Ce ne parli, che allora, succede? Allora, intanto abbiamo un presentatore internazionale, un presentatore che viene dall'Africa, si chiama Pippo Baobab. Pippo Baobab. È africano, è altissimo, Pippo Baobab. Pippo Baobab. Bravissimo. Sì. E via, c'è una valletta, Simona Sventura, che è una ragazza che è stata sfortunata nella vita, veramente. Se non era per Pippo Baobab, non lavorava, e quindi per fortuna che è stata presa. Meno male. Oh, poi stasera la prima serata l'abbiamo con i gruppi, i duetti. Ah, bene, duetti. Allora, prima di tutto c'è i New Trolley, ce ne ho parlato l'altra volta, si ricorda? I New Trolley? Sì, che sono quelli che viaggiano tanto, no? Che cantano quelle canzoni famose, i New Trolley. Esatto. Quell'amarezza della sera. No, quella carezza. Ancora lei parla d'Italia, qua siamo nella Repubblica di San Giorgio, scusi. Mi perdoni. Poi vengono i Bricchi e Poveri. I Bricchi e Poveri, che sono un gruppo, questi pazzeschi, i Bricchi e Poveri. Va bene. E poi ci sono anche Albino e Romana per i duetti. Va Albino bene. E Romana. Albino poi Romana. C'è Anna Vossa e Fausto Lale. Anna Lossa e Fausto Lale. Hanno una polleria. Sì. Anna Lossa e Fausto Lale. E poi ci sono anche quel cantante, quello che canta le canzoni, quelli dei cani. Come si chiama? Chi è il cantante dei cani? Gigi D'Alessi.
Ma perché chi dice D'Alessi? Ah, D'Alessi, D'Alessi, D'Alessi. C'ho la rosa, io devo stare attento. No, io sto attento, signorina. Scusi, Gigi D'Alessi. Sì, sì. È quello che canta le canzoni per i cani. Per i cani. È giusto, no? Sì, adesso, adesso che me lo spieghi. Gigi D'Alessi che canta in coppia con Anna Sant'Angelo. Gigi D'Alessi e Anna Sant'Angelo. Ah, sì? Che cantano una bella canzone. Poi c'è anche un trio, signor La Rosa, un trio. Sì, sì, famosissimo. Qual è? Il Velo si chiama. No, il Velo. Il trio sono il Volo, due sono siciliani. No, sì, che cantano nel coro di Sant'Agata, infatti si chiamano così, il Velo, per ricordare il famoso miracolo del Velo, del Velo di Sant'Agata. Poi c'è un altro trio che invece sono dei Capomulini. Questi facevano i pisciari una volta, facevano i pescatori, vendevano i pesci, ora hanno deciso che era a cantare, che hanno belle voci. E come si chiamano? Il Molo si chiamano, il Molo. Oh. Sono molto bravi. Va bene, va bene. Oh, e poi ci abbiamo ancora, dunque, aspetti che sto guardando qua. Allora, abbiamo detto cosa? Era Sarazzamotti, gliel'ho detto. L'aveva detto l'altra volta. Laura Pavesini. Laura Pavesini. Zabaglioni, non glielo chiedo. Claudio, Claudio Zabaglioni, Claudio Zabaglioni, ma chi? No, è bravissimo, Claudio Zabaglioni, sì. Ah, quello famoso, quello. Sì, sì. Oh, poi abbiamo detto, ci hanno detto gli ospiti internazionali. No, questi non me li ha detto. Allora, l'altra volta ci ho detto Barbara Streusa che viene, che canta quella canzone famosa. Barbara Streusa. I am a woman in love, quella tutta angocchiata. I am a woman in love, giù, Barbara Streusa. Sì. Poi abbiamo Cristina Aguilera, sì, che abbiamo detto Aguilera, altissima, sì, simpatica, sì, bella. E poi ci abbiamo i cose, come si chiamano? I Neri per Casa. I Neri per Casa, no, i Neri sono per mauriziani, casa. Loro, sono i Neri per Casa. Scusa, lei a casa che c'è? Bangladesh? No, i Neri per Casa. No. Sempre quelli, i Neri per Casa. Comunque devo chiudere perché adesso dobbiamo fare la pubblicità che c'è lo sponsor che sta arrivando. Avete anche gli sponsor a festa di San Giorgio. Con chi sta parlando? Lo so, con lei. Ma possiamo fare noi il festival di San Giorgio senza sponsor? Scherzi d'amore, scusi, ce la dica lei, ma signor La Rosa, ma qui dove sta apparendo? Va bene, signorina, mi scusi. Abbiamo lo sponsor. Amaro Calì dei fratelli Calì, Amaro Calì stirruggia, Amaro Calì addigerisce, le cutulisce, esatto. La saluto signor La Rosa a questa sera per il festival di San Giorgio, mi raccomando, tutti collegati, arrivederci signor La Rosa, arrivederci, arrivederci.